Domenica di lavoro per i leader europei per cercare di trovare un'intesa sul Recovery Fund, ovvero l'insieme di aiuti e prestiti per sostenere la ripresa dei paesi più colpiti dalla crisi Covid. L'Olanda è una delle nazioni che si oppone a un'Europa troppo generosa e chiede con fermezza che gli aiuti siano accompagnati dalle riforme. Se parliamo di prestiti, allora dobbiamo parlare anche di riforme, dice Rutte. Ma molti paesi vogliono trasformare parte dei prestiti in aiuti a fondo perduto, allora dobbiamo davvero capire cosa succede. Abbiamo fatto delle proposte. Tra le proposte c'è il voto all'unanimità del Consiglio europeo sui piani nazionali di ripresa. Stiamo scontrando in questi giorni, diciamo, in modo molto duro, molto serrato, perché ritengo che la sua richiesta di porre il veto e quindi di chiedere l'unanimità e di coinvolgere il Consiglio europeo addirittura anche nella fase attuativa dell'attuazione di questo programma di rilancio sia una richiesta indebita dal punto di vista giuridico, dal punto di vista politico e poco praticabile. L'obiettivo dei paesi più colpiti dalla crisi, come l'Italia, è quello di non scendere sotto i 400 miliardi di euro di aiuti a fondo perduto.